Benvenuto. Magistrato dal 2014 alla guida dell'autorità nazionale anticorruzione, ma soprattutto la persona che sembra ormai inevitabile, perché appena c'è un problema di ma là si rischia la corruzione, dice ma ci pensa Cantone. Allora, dottor Cantone, l'Italia penultima in Europa, peggio solo la Bulgaria per corruzione, la classifica di Transparency International. Ma è una classifica, prima di tutto, che riguarda la corruzione percepita, non certo quella reale. E poi una classifica nella quale comunque l'Italia ha guadagnato 8 posizioni rispetto alla scorso. E dobbiamo pure accontentarci. No, tutt'altro, tutt'altro. Però... Senta, però c'è un clima, la corruzione è tornata un tema anche politicamente molto forte, oltre a essere della cronaca. E, ci sono anche segnali, Davigo alla presidenza dell'ANM, Francesco Greco, nuovo procuratore capo a Milano, ci si affida in qualche modo agli ex PM di Mani Pulite. E un po' perché sta tornando quell'epoca. Ma io credo che sia anche un po' arrivato dal punto di vista dell'età le condizioni perché potessero diventare, diciamo, ruoli di quel tipo, soprattutto Francesco Greco, a cui ho fatto già gli auguri personalmente. Che li facciamo tutti perché sicuramente ha un lavoro molto complesso da fare. E poi credo che Francesco Greco, che è bravissimo, è un grande esperto di criminalità economica, viene da una tradizione importante come quella della Procura di Milano e fra l'altro un'altra tradizione, lui è napoletano, l'ennesimo sì, napoletano alla Procura di Milano. Che fa carriera all'estero. Senta, dottor Cantone, e dice Davigo, ANM, i politici continuano a rubare ma non si vergognano più. È un'espressione forte, ma quanto è condivisibile? Ma credo che sia un'espressione forte, parzialmente condivisibile, ma non credo che si vergognassero prima. Il tema vero è che secondo me chi ruba non si vergognava né oggi né ieri. Durante Tangentopoli non mi pare che le persone si vergognassero più di tanto e rubavano anche all'epoca tutt'altro che poco. Quali sono i politici impresentabili dal suo punto di vista? Io credo i politici impresentabili sono ovviamente quelli che rubano e quelli soprattutto che trescano con la criminalità organizzata. E non necessariamente essere impresentabili significa avere precedenti penali. Ah, cioè lei l'ha rivolta, dice non solo non è l'avviso di garanzia, ma addirittura può non bastare, certo. Spesso, diciamo, i politici individuati e indicati dalla criminalità organizzata sono presentabili formalmente, quindi spendibili formalmente, ma sono i veri impresentabili. Senta, un politico condannato in primo grado, lei cosa ne pensa? Ma io credo che bisogna capire anche la condanna, cioè condanna e condanna, certamente ci sono condanne gravissime, fatti di mafia, corruzione, alcuni altri reati contro la pubblica amministrazione, per cui un politico condannato in primo grado non deve più stare al suo posto, non dovrebbe più stare al suo posto. Ci sono reati diversi che possono essere, diciamo, meno gravi e ci sono comportamenti che secondo me, pur non essendo reati, possono essere più gravi degli stessi reati. Io per esempio sono convinto che una persona che frequenta mafiosi, pur non commettendo un reato, sia molto più controindicato. Starne lontano a prescindere. Lei fa bene a descrivere poi la realtà per quella che è una realtà fatta di sfumature, non sempre di bianco e nero, però certo poi si incontrano dei casi tipici su cui uno si interroga, cosa devo pensare? Allora, pensiamo la politica sulle liste pulite di pochi giorni fa che ha toccato il partito di Verdini a Napoli. Allora, mi sono scritto, nella lista ci sono il figlio e il nipote di un narcotrafficante del rione Traiano. Verdini ha detto, i due candidati sono incensurati, il boss ha pagato le sue colpe, esiste anche il diritto dell'oblio e va rivendicato. Qua cosa si deve pensare? È giustizialismo considerare comunque persone cui stare lontano o è buonsenso? Ma guardi, è un argomento difficile. È un argomento difficile perché la responsabilità è comunque personale. Certo, forse si poteva evitare, però vorrei ricordare che Peppino Impastato era il figlio di un boss e che ovviamente non si paga un prezzo solo perché si è figlio di un boss, soprattutto se si prende le distanze. Per cui io non credo che sia automaticamente responsabile delle colpe del genitore il figlio. Bisogna valutare caso per caso, bisogna valutare anche quali sono state le sue scelte rispetto alle scelte familiari. Sa cos'è? Lei ha ragione su un fatto che alla fine è sempre il singolo elettore che deve formarsi un giudizio, no? Gli elettori italiani, dal suo punto di vista, sono in grado di giudicare? Ma non sempre. Io ricordo che in un caso di un'elezione proprio a Napoli facemmo prima delle elezioni una verifica su una serie di candidati che erano considerati impresentabili perché erano stati condannati. Successivamente alle elezioni verificammo che erano stati tutti eletti. Certo, gli elettori hanno l'ultima parola, ma la politica deve scegliere i soggetti che sono in grado di svolgere. C'è una responsabilità anche della classe dirigente. Assolutamente sì. Senta, abbiamo parlato dei figli.
Lei sa che sui giornali ha fatto molto scalpore il problema dei padri, il padre della ministra Boschi che ha incontrato quando Banca Etruria era in crisi, si è incontrato con un piduista molto pesante, con Flavio Carboni. Che idea si è fatto? Ma un senso di opportunità che poteva riguardare il padre, ma certo. Io non credo che i figli debbano rispondere soprattutto degli atti di un soggetto adulto, e, anzi molto adulto, io non credo che ci debba essere nemmeno una responsabilità. Nemmeno se hanno responsabilità politiche. Il tema, altro tema che con lei trattiamo, è quello delle lobby. C'è stato lo scandalo di Potenza in cui il tema là era sempre attraverso potenti, sempre attraverso parenti di ministri, quanto ci fossero le pressioni delle lobby. Quando si può parlare di attività di lobby legittima e quando di corruzione? Ma guardi, il tema delle lobby deriva dal fatto che nel nostro paese non c'è una regolamentazione. Lobby non è una cattiva parola. I gruppi di interesse rispetto alle scelte della politica devono essere rappresentate, perché si tratta di punti di vista. La politica è anche mediazione fra diversi punti di vista. Il tema vero è che questi meccanismi devono essere trasparenti. Quando le lobby operano in modo occulto sono pericolose, e questo dipende anche dal fatto che nel nostro sistema manca una legislazione per rendere trasparenti le lobby. Questo perché nessuno ne ha mai preso atto, diciamo. Nessuno ne ha mai preso atto, e perché c'è anche una grande preoccupazione nel nostro paese rispetto a questo tema. Noi diamo assolutamente una valutazione solo e soltanto negativa. Senta, dottor Cantone, lo stiamo domandando a tutti, e è un tema che ha molto interessato anche la magistratura. Che posizione prendere sul referendum istituzionale? Lei che pensa? Un giudice può dire cosa voterà e lei ha già deciso? Allora, io credo che un giudice può dire cosa voterà, c'è una valutazione di opportunità nel dire, diciamo, nel partecipare a campagne. Io credo che sia inopportuno, ma c'è una scelta anche personale. In questo c'è stato un intervento molto bello di Vladimiro Zagrebeschi che spiegava perché era inopportuno per gli esponenti della magistratura fare pronunciarsi. Campagna. Io non mi sono fatto ancora un'idea, non ho letto ancora la legge, però devo dire la parte della legge che mi piace di più, quella che mi fa propendere per il sì, è quella che riguarda i rapporti regione Stato centrale. Io ho sempre detto, in tempi non sospetti, che credo che una delle riforme più criminogene sia stata la riforma del titolo quinto, che ha moltiplicato i centri di spesa. Quindi rimetterci le mani già un bene. È un bene. Grazie Raffaele Cantone per essere stato.